Bentornati a SOS Arezzo TV in piazza della stazione, all'imbrunire, diciamo così. Ci sono allungate le giornate, visto? Diciamo? Sì, già era buio fino alle altre volte. 4 metri buio adesso, una mezz'oretta l'hai già fatta, dai. Allora, siamo qui in piazza della stazione. L'ambiente è sempre molto riscaldato. Sì. Molto, sì. Bella freddata, mi ha fatto prendere anche oggi. Se mi ammalo, sai chi cercare. Do il numero di telefono tuo a mia moglie, poi ci penserai. Allora, siamo in piazza della stazione perché? Perché le centraline di rilevamento dell'aria dicono che nel periodo natalizio e successivo fino alla Befana abbiamo superato di gran lunga il minimo consentito per far sì che la salute dei cittadini sia salvaguardata. Però non è successo niente. Non ne frega niente a nessuno la salute dei cittadini. Qui l'importante è vendere, è l'importante far circolare le macchine, l'importante è creare afflusso e poi dopo quali sono i risultati? Che più se tumori prendono la gente gliene frega niente a nessuno. E praticamente nel Natale gira più... Allora, gira. Sì, quando le centraline superano per 3 volte consecutivamente i limiti stabiliti per legge, si deve chiudere al traffico le strade. Sì. Sì. Come fai a chiudere la via della stazione? Le domeniche si chiude al traffico, si lascia le macchine nei parcheggi che sono intorno alla città e si fanno le navette e si porta la gente in centro. Come si fa nelle grandi città quando succedono queste cose? Non l'ho capito perché noi, per evitare che possa essere elevato queste cose, facciamo in via Fiorentina che si disattiva la centralina, così si almeno si fa prima. Che si è visto. Tra l'altro è una delle centraline che riportava i valori più alti. Esatto, visto il traffico che c'è. Siccome poteva creare dei problemi, si è disattivato, così a me nessuno dice più niente. Però in altre città, quando succedono questi sforamenti, insomma, viene chiuso qualcosa traffico. In cui si interviene. Bene, ho targhe alternate, oppure domenica a piedi e così via. E invece Arezzo no, questo non si fa, perché Arezzo non gliene frega niente a nessuno della salute dei cittadini. Arezzo comunque si deve sempre far viaggiare le macchine, perché l'interesse di questa città è far viaggiare le macchine. Vedi, quando si fa qualsiasi manifestazione, che si chiude al traffico in una parte delle città, i giornali cosa dicono il giorno dopo? I giornalisti cosa dicono il giorno dopo? Porca miseria! Disagi al traffico! I cittadini si lamentano! Facciamo venire migliaia di gente ad Arezzo per fare delle manifestazioni, però il problema è il traffico, perché in questa città bisogna viaggiare, la gente si deve divertire. Ti ricordi quando veniva chiuso al traffico piazza Guido Monaco, via Roma e via Crispi, per le feste di Natale, anni fa? Sì. Allora io ero in giro col treno di Natale, no? Ti dico che passava intorno al rotatore Guido Monaco le stesse macchine anche 5-6 volte. Le stesse? Il gusto di girare. Dice, vado in via Guido, in piazza Guido Monaco. Il gusto di girare. Insomma, ci vorrebbe che veramente della salute interessasse più... Invece non interessa più niente a nessuno, ce ne accorgiamo soltanto quando l'indice dei tumori cresce considerevolmente. Tra l'altro mi pare di ricordare che erano uscite anche le statistiche dell'anno 2015 che erano abbastanza preoccupanti, anche esatto. Su alcuni dati, su alcuni valori, esatto. Alcuni superamenti. Esatto. Quindi continuiamo così imperterriti, che non ce ne frega niente della salute, anche l'amministrazione comunale. Magari pensa ai murales invece di pensare a quelle che sono le cose importanti della vita di ogni giorno. E poi qui si sente, si percepisce a questo che è una di punta, l'odore proprio fastidio, dei gas di scarico. Pensa tutti i giorni. Chi ci sta qui, chi ci lavora, quello che deve sopportare, quello che deve subire. Va bene, andiamo avanti così. Ciao.